Grazie, benvenuta in questo mio nuovo video. Oggi vi voglio far vedere qualche prodottino che ho acquistato in quest'ultimo periodo. Sono poche cose, però le ho pagate talmente poco e sono stati degli acquisti talmente economici, ma talmente utili che mi andava di condividerli con voi. Spero che vi interessi. Allora, sono capitata in questi giorni qui da Casanova, quel franchising, come sapete, che c'è appunto in diversi centri commerciali, che vende dalla padella alle cornici al diffusore di profumo per ambienti, ed è proprio quello che ho acquistato in questo momento. Ho acquistato questo con le relative bacchettine. Scusatemi, io li ho spacchettati, poi dopo mi è venuto in mente che avrei potuto fare il video, quindi adesso li vedrete così mezzi nudi questi qui, però in realtà sappiate che era tutto confezionato. Praticamente ho acquistato questo diffusore di profumo per ambienti al muschio bianco con le sue relative bacchette, e nella stessa confezione dove ho acquistato questo qui c'erano tre bustine profumate da mettere nei cassetti e una piccola boccetta di olio essenziale appunto di muschio bianco, che poi non so nemmeno esiste l'olio essenziale di muschio bianco, non lo so, magari è un. Perché ha proprio la pompetta che preleva delle gocce, quindi non so che cosa possa essere, magari è semplicemente del profumo, gocce di profumo, non lo so. Comunque questo, più i profumatori per cassetti, più quella boccetta di vetro, il muschio bianco, praticamente tutto ho pagato 2,38 euro. C'erano lo sconto del 50%, mi sembra, su queste cose qui, tutto rigorosamente made in Italy, perché ho guardato bene e ho trovato talmente conveniente questa confezione che ne ho prese due, quindi una al muschio bianco con i relativi bastoncini e una alla vaniglia, spero che si veda, vaniglia e orchidea, con i suoi relativi bastoncini, che non si capisce perché nella vaniglia erano 5 e nel muschio bianco erano 6. Questi sono i misteri di Casanova. Comunque, anche per quanto riguarda questo diffusore di profumo, ho acquistato la confezione con questo, i suoi relativi 5 bastoncini, la bottiglietta di vetro col contagocce di profumo sempre alla vaniglia e tre bustine di profumatori per cassetti. Anche questa confezione 2,38 euro. Quindi devo dire che con 5,80 euro, no, che 5 euro, 4,80 euro, praticamente mi sono accattata un sacco di cose. Quindi queste due, più 6 profumatori per cassetti, 2 boccette di vetro, una alla vaniglia e una al muschio bianco, e i relativi bastoncini, ovviamente. Quindi ho pagato davvero, davvero poco ed ero veramente super entusiasta. Che poi, tra l'altro, avendo sentito i profumatori per cassetti che sono davvero inebrianti, davvero profumati, ho pensato che forse avrei potuto prenderli anche di altre fragranze, perché c'era anche lavanda e chissà l'altra qual era. Muschio bianco, vaniglia, orchidea, lavanda e forse e tè verde, mi sembra. E costavano davvero poco. Se dovessi ricapitare da Casanova e ci sono ancora questi sconti, me lo prendo sicuramente. Anche perché ci sono stata 3 giorni fa, quindi speriamo che durino, così se ripasso li riprendo. Sempre da Casanova ho acquistato questa candelina qui. Questa è una candela alla zucca, che con gli sconti mi sembra di aver pagato 1,20 euro o 1 euro. Buonissima, buonissima, proprio di questa stagione, eh? Ma quando mai? No, questa qui è proprio prettamente autunnale. Però è davvero buona, davvero profumatissima, proprio l'odore di zucca. Buona, buona, mi piace un sacco. E anche di questa mi sembra che ci fossero state altre fragranze, ma io appena ho visto zucca ho detto no, siamo nel periodo giusto, allora me la prendo. No, perché questa qui la voglio accendere poi, diciamo, ottobre, appunto periodo di Halloween, mi piace sentire l'odore di zucca, un casino. Quindi 1 euro, 1,20 euro mi sembra ottima. Per quanto riguarda Casanova, ho fatto solo questi acquisti, poi sono capitata al Bennet e ho acquistato queste due mini taglie di detergente intimo della Sensoret, che è prodotto dalla marca Converting, Made in Italy. Come sapete, vi ho già detto in 1000 video che questa marca mi piace molto perché produce appunto dei detergenti con buon inci accettabile. Non ci sono schifezze, perché anche adesso sto leggendo, non ci sono accessori di formaldeide, non ci sono siliconi, non c'è nulla di schifoso. Sono davvero buoni.
Ne ho acquistate tre confezioni, una ce l'ho già in utilizzo, quindi è già lì appunto sul bidet che mi aspetta. Le ho pagate 69 centesimi, per 100 ml di prodotto è una mini taglia, però neanche troppo mini, perché a quanto so io le mini taglie sono da 50 ml, mentre questa 100 ml non è male. 69 centesimi, ne ho acquistate 3. Allo stesso prezzo mi sembra che ci fossero anche i gel doccia, quelli al latte miele o all'aloe, però come vi ho detto nei prodotti finiti i gel doccia mi piacciono meno perché non, come posso dire? Nei gel doccia io vado proprio a cercare il profumo e inebriano davvero poco, essendo che sono fatti con prodotti non sintetici, non chimici, eccetera, inebriano poco. Mentre di questi io non vado a vedere il profumo, ma vado a vedere come mi ci trovo e devo dire che mi piace molto. Potrei valutare anche di acquistare la full size. Il problema è dove trovarla. Io, ragazzi, i prodotti, questi qui non li ho mai visti in full size di questo qui e dell'intimo. Per quanto riguarda i gel doccia, sì, però. Appunto, non li acquisto perché non mi fanno impazzire, ma questo qui di full size mai visto. Comunque, questi ve li consiglio se li trovate, 69 centesimi sono davvero ottimi e non sono neanche mini taglie proprio mini mini a 50, ma sono 100 ml. Quindi ottimi, consigliatissimi. Sempre il Bennett, ho voluto provare questo prodotto qui che non avevo assolutamente mai visto. È un sapone liquido, anzi qui dice crema sapone, mani e viso con antiossidante e antibatterico, alte verdi alle bacche di Goji. L'ho voluto provare semplicemente perché della Fresh and Clean ho sempre visto quello all'orchidea, quello all'argan e li avevo già provati, buoni però vabbè. Questo qui invece non l'ho mai visto ed era in promozione a 1 euro, quindi ho detto Silvia, ma devi comprarlo, non scherzare. E quindi l'ho preso, ne avrei presi anche più di uno, ma c'era solo questo. Praticamente qui dice che il tè verde e le bacche di Goji sono 100% biologici, igienizza e tonifica la pelle. Andiamo un attimo a leggere l'INCI. L'INCI non è niente di che, come immaginavo, sono 300 ml di prodotto, 12 mesi di PAO, dermatologicamente testato, pH fisiologico, eccetera, eccetera, però ha sempre i suoi eccessori di formaldeide, quelli proprio non mancano mai, e non capisco perché. Ma io dico, ci sono miliardi di prodotti tipo questi qua di Sensorè che non hanno sti accessori di formaldeide, perché me li devi mettere nel sapone liquido? Mannaggia. Ma perché? Non si sa. Bisogna chiedere alla Fresh and Clean. Comunque, questo qui l'ho voluto provare perché avevo anche sentito l'odore ed era davvero buono. Molto fresco e molto simile al tè verde, bacche di Goji non pervenute. L'odore è molto tè verde. Quindi questo è consigliato per il prezzo che ha. Poi io ve l'ho spiegato anche negli scorsi video, lavando molto spesso le mani, ne acquisto sempre di saponi liquidi. Provo e provo roba nuova. Questo qui era un prodotto nuovo per quanto mi riguarda, quindi ho voluto assolutamente provarlo. Vi farò sapere. Anche questo al Bennett per 1 euro, tondo. L'ultimo prodotto che ho acquistato appunto al Bennett è questo detergente con lo spruzzino della Napisan. Questo è al profumo di mela verde ed è un igienizzante che va bene anche per le superfici in cui voi dovete poggiare gli alimenti. Quindi adatto per le superfici a contatto con gli alimenti, igiene profonda, spray igienizzante di superfici. Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici e non serve nemmeno risciacquare. Quindi, come voi sapete, perché ve l'ho anche detto, con un gatto in casa io sono sempre lì a mucchina, candeggina, eccetera, eccetera, ho voluto provare questo spruzzino qui col Napisan, che mi sembrava davvero buono. Adesso la composizione chimica non chiedetemelo, però qui c'è scritto che rimuove il 90% degli allergeni, che può essere utilizzato per seggioloni, fasciatoi, frigorifero, superfici della cucina, superfici del bagno. Quindi sono 750 ml di prodotto e vediamo come si comporta. L'ho pagato 1,60 euro, mi è sembrato un ottimo compromesso, anche perché la Napisan i prodotti sono abbastanza cari, non sono così economici. Quindi in promozione 1,60 euro mi è sembrata un ottimo affare, l'ho preso. Vedremo come si comporta, vi terrò aggiornata e vi farò sapere. Bene, questo era il mio microscopico shopping casalingo. E niente, fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se li utilizzate e come vi trovate. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo ai prossimi video. E grazie a tutte per le nuove iscrizioni. Grazie, ciao!